Info Emarai, notizie caffè insieme a te. Oggi è giovedì 14 dicembre, notizia di qualche ore fa, Piazza Garibaldi affidata ai privati, stop al degrado, un piano per l'integrazione che combatta la situazione di fragilità e disagio sociale. Parliamo dell'area della stazione. È stato chiuso nelle scorse ore l'avviso pubblico per il rilancio di Piazza Garibaldi che è stato affidato alla cooperativa Dedalus. Presto, se tutto filerà liscio, nell'arena ci saranno spettacoli, non più sporcizia. La zona è ormai da anni il più denso crocevia di turismo internazionale, professionisti e immigrazione. Numerosi gli episodi di violenza nei dintorni dell'arena e della stazione, come il recente accoltellamento di un agente. Cose che si spera con il nuovo piano diventeranno solo un brutto ricordo. Catturato a Scampia uno dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, era ad una festa, 250 carabinieri hanno cinturato il rione in cui era stato individuato grazie ad una paziente attività di intelligence dell'arma. A 31 anni compiuti, Gaetano Angrisano, questo è il suo nome, è ritenuto un elemento di spicco della Vanella Grassi, clan che ha fatto dell'8G di Scampia la sua roccaforte. Ha dovuto lasciare amici e parenti dopo la torta e adesso il 31enne è rinchiuso nel carcere di Secondigliano. Amici, l'informazione torna domani, Info Emarai, notizie caffè, insieme a te.